Un saluto a tutti gli sportivi di Sport a Chilometri Zero e Sport a Chilometri Zero Basket. Continua il nostro viaggio nel basket toscano e con focus nei settori giovanili. Oggi siamo a Firenze e siamo ospiti di Olimpia Legnaia Basket del nostro amico presidente Masi, di Coach Zanardo. Insomma, nel viaggio nei settori giovanili oggi incontriamo Coach Marco Armellini. Allenatore e coach dell'Under 18 Eccellenza, insomma, ci fermiamo a Firenze per parlare di basket giovanile. Marco Armellini non ha bisogno di presentazione, è un giovane coach già di esperienza, ha lavorato a Siena Spondamenzana con un intermezzo a Grosseto per tornare poi a Siena e a Costone, è stato selezionatore dell'Under del selezionatore del 2004. Che ha fatto le finali nazionali, insomma, un'esperienza importante. Sulla strada dell'eccellenza di Legnaia incrocia la strada di coach Marco Armellini. Siamo contenti di fare questa intervista e ringraziamo appunto il addetto stampa Tarchi di averci aiutato a concludere. E allora, via l'intervista. Ciao Marco, quante squadre ha Legnaia nel settore giovanile, compresi i gruppi Mibasket, femminile e Baskin? E di queste, quante squadre sono di eccellenza? Allora, contiamo su sei squadre per quello che riguarda il settore mini basket, quindi una per ogni annata dal 2015 al 2009, otto squadre di settore giovanile, comprese doppia squadra, diciamo, nell'under 18 e nell'under 16. E anche tre prime squadre in cui trovano spazio diversi ragazzi del settore giovanile, quindi oltre alla serie C Gold anche la serie D, la prima divisione. Di queste, Under 18, Under 16 e Under 15 fanno campionato eccellenza, l'Under 14 fa il campionato Elite, che è una sorta di eccellenza in quanto è il campionato a più alto livello. Queste sono. C'è in progetto di partire anche col settore femminile a partire dalle annate mini basket, ma è una cosa ancora in cantiere. Il vostro recruiting a chilometro zero, oggi come si alimenta, per quali squadre e come è strutturato? Avete poi collaborazioni con società dell'Interland Fiorentino? Allora, il reclutamento, per così dire, è appunto ovviamente a chilometro zero, non strutture come foresterie e simili. Ovviamente siamo, tra virgolette, a disposizione nella zona. Abbiamo una collaborazione attiva con San Casciana in Brunetta per quello che riguarda ragazzi di settore giovanile che volessero magari venire da noi per alzare il loro livello di competitività. Oltre a questo c'è chiaramente quelli che sono rapporti di buon vicinato, diciamo, con diverse società fiorentine della zona con cui abbiamo rapporti di prestiti di ragazzi sempre volti ad alzare quello che è il livello sia delle nostre squadre che personale dei ragazzi. Che sinergia hai attivato tra Under 18 e Eccellenza e Serie C Gold e come si concretizza settimanalmente? Allora, diversi ragazzi sono coinvolti con la prima squadra, con la Serie C Gold, che come la tradizione punta tanto sui giovani fatti in casa, dandogli uno spazio concreto e fattivo. Questi ragazzi svolgono doppia attività, quindi si allenano regolarmente tutte le volte con la prima squadra, tutte le volte con l'Under 18 Eccellenza, per quanto si alleni di gruppo, diciamo solo tre volte. E questo ovviamente il lavoro viene concordato tra gli staff delle due squadre per organizzare al meglio quella che è tutta la settimana del ragazzo. Under 15, Under 16, Under 18 Eccellenza sono sicuramente una vetrina per tutti e un impegno serio per tutta la società, ma in generale anche il movimento delle squadre giovanili. Che significato ha per voi? Il significato è dato, credo, dalla parola stessa.
Eccellenza è prima di tutto uno stimolo per i ragazzi, per lo staff, per me in primis. È uno stimolo a fare sempre meglio perché rappresenta il livello più alto che c'è in Italia, perché sono campionati che si concludono con una squadra campione nazionale, campione d'Italia. È allo stesso tempo una vetrina importante per i ragazzi stessi che possono affrontare magari pari età che fanno parte delle selezioni nazionali e comunque si trovano a giocare ad un livello alto, a volte anche più alto di quelle che sono le nostre possibilità, ma che è l'unica strada credo che possa portare a crescere e quindi anche per la società è ovviamente motivo di vanto, oltre che appunto una vetrina per i propri ragazzi, per il proprio lavoro, per il proprio modo di fare. Personalità, intensità di gioco, saper far girare la palla, diciamo sono soltanto tre esempi. Dicci tre caratteristiche di gioco che alle vostre squadre, i vostri istruttori, i vostri coach cercano di stimolare nei giovani cestisti. Sicuramente a livello difensivo, come un po' da tradizione societaria, una grande aggressività, grande pressione sia sulla palla che senza palla in difesa. In attacco, personalità intesa come volontà, voglia di essere protagonisti, di non essere mai passivi in campo, mai spettatori, ma essere appunto protagonisti, mi ripeto, della mia azione e dell'azione della squadra. A questo aggiungerei un pizzico di intelligenza inteso come il mettere sempre più col crescere dell'età anche la capacità di decidere una cosa, un'azione, un fondamentale da usare e capire appunto il perché lo faccio per il bene mio, per il bene della squadra, quindi aggiungere anche un pochino di tattica intesa a livello individuale e decisionale. Preparatori atletici, fisioterapisti, tecnici, assistant coach, dietologi, diciamo oggigiorno dietro alla società c'è sempre una struttura a servizio della crescita. Cosa puoi aggiungere al basket moderno? Il basket moderno va sempre più verso una cura del dettaglio che è sempre più maniacale e sempre più fondamentale, perché comunque come in tutti i campi più passa il tempo più si progredisce e quindi c'è bisogno di sempre maggiore attenzione per ogni più piccolo aspetto, anche eventualmente per aspetti che prima venivano un pochino trascurati. Quindi si cerca nel limite del possibile, delle risorse, del tempo, di essere a disposizione dei ragazzi sempre in ogni ambito, da quello che è l'aspetto fisico, quella che è anche l'organizzazione settimanale per permettere ai ragazzi di gestire anche i loro impegni, hobby, eccetera, senza intaccare la pallacanestro, per finire poi all'ambito tecnico cestistico in cui siamo ovviamente a disposizione quasi 24 ore su 24 per migliorarli, per chiarire eventuali dubbi eccetera, per portarli avanti in quello che è il loro percorso, cammino che si spera il più lungo possibile. Quale consiglio ti senti di dare ai giovani che sono in procinto di esordire e che si allenano con la Serie C Gold? La prima cosa, che può sembrare banale ma in realtà non lo è chiaramente l'umiltà, quella di approcciarsi in punta di piedi al mondo dei grandi, essere a disposizione dei grandi, inteso come il dare tutto quello che si può dare in campo, fuori, eccetera. Perché comunque l'esperienza senior sicuramente ti ritorna qualcosa, ti dà indietro qualcosa. E quindi questa è la prima cosa. Poi ovviamente
personalità intesa come non avere paura. Ho detto prima che qui comunque c'è una grande cultura nel lanciare i giovani, nel non avere paura, quindi lo spazio ci sarà, però va poi meritato e conquistato dimostrando di prima di tutto saperci stare e poi cercando sempre più di migliorare, di affinare le cose, perché comunque il mondo senior è un mondo che cambia, è diverso rispetto alle giovanili, quindi c'è bisogno di continuare a migliorare ed ecco, forse il consiglio più grande e più importante è quello di non sedersi mai, non accontentarsi mai, perché non si finisce mai di migliorare. Buono. Si fa l'ultima che non è una domanda, però tipo sono duro che quando salutiamo tutti gli sportivi e ti fai grazie a voi per l'intervista, un saluto. Quindi io che dico grazie a tutti, un saluto a... Sì, grazie a voi per l'intervista e un saluto e buon basket, di buon basket a tutti perché allora mi chiamo. Ok. Grazie Marco, salutiamo tutti gli sportivi di Legnaia e Sport a Chilometro Zero Basket, buon basket a tutti. Grazie a voi, un saluto a tutti e soprattutto buon basket. Senza dubbio una buonissima intervista, buonissima di Marco Armellini, si capisce come anche a Legnaia si facciano le cose veramente molto molto bene, in maniera molto seria, che è un'equipe appunto di tecnici, di fisioterapisti, di dietologi, di assistant coach, insomma un'organizzazione segue un impianto importante di basket giovanile, maschile e femminile. Ci portiamo a casa sicuramente delle ottime notizie, le tre squadre eccellenza di questa società ne sono un significativo esempio di grandissima diciamo impegno di questa società nel settore giovanile, la commistione poi fra l'Under 18 Eccellenza e la prima squadra, la Serie C Gold, e sicuramente lo scopo importante di far crescere giovani talenti, il recruiting a chilometri zero in una città che ha un grande bacino d'utenza, insomma anche qui le cose vengono fatte veramente bene e all'insegna del buon basket, e allora auguriamo buon basket a tutti. Seguite la pagina Sport a Chilometro Zero Basket. Buon basket a tutti. Oh Ricca, ma che sta facendo? Faro allenamento, ma non vi dimenticate mai, seguiamo sempre la pagina Sport a Chilometro Zero Basket. Buon basket a tutti. Seguite la pagina Sport a Chilometro Zero Basket. Buon basket a tutti. Tiro di Tenerife. Antonio ti saluto e auguro buon basket a tutti.